Istituto comprensivo Archimede Privitera, terza B, articolo 9. Io ci sto. Articolo 9 della Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Partinico è un paese in provincia di Palermo. Oggi noi ragazzi presentiamo le sue bellezze artistiche. La chiesa Madre Maria Santissima Annunziata si trova in pieno centro storico, in piazza Duomo. Fu costruita fra il 1552 e il 1570 sotto il titolo della chiesa di San Cristoforo. Acqua consiglio, assalium con una domanda, un cinnatare. La fontana degli otto cannoni, meraviglia e splendore per la gente del luogo e per i turisti, prende il suo nome dalle otto canne che versano costantemente acqua potabile ed è una delle poche fontane superstiti che si trovano nel centro. La Real Tantina Borbonica fu fatta costruire nel 1800 da Ferdinando III, re di Sicilia. Essa presenta un corpo di grande impatto visivo con i suoi pilastri e i suoi archi a crociera che danno movimento a tutto l'insieme, con bonus simile a media di coghi. Villa Margherita, nata nel XIX secolo grazie agli amministratori locali, essa sorge nel luogo anticamente denominato Piano Gambacorta. Santuario della Madonna del Ponte, il tempietto custodisce un'immagine sul tala della Madonna seduta in un trono che regge il bambino e un cuore. Il santuario sorge a 7 km da Partinico, vicino ad una sorgente d'acqua. Spettacolo religioso e pellegrinaggio per i fedeli, acido un talaggia, un canto a pamuri ma pirraggia. I giovani e l'ambiente. La straordinaria partecipazione alla manifestazione del nostro primo intervento per il comune di Partinico è legata alla voglia di noi partinicesi di non vedere più Partinico nelle disastrose condizioni in cui si trova da molti anni. Siamo stanchi di vivere tra i rifiuti. La distilleria più grande d'Europa sbuffa sempre lì, con i suoi fumi maleodoranti e nauseabondi. Ma nonostante tutto, noi partinicesi restiamo qui a cercare di migliorare il nostro paese, perché noi amiamo la nostra Sicilia, la nostra terra che manda tanto calore, bellezza e ospitalità. Adesso faremo delle domande per conoscere meglio il nostro territorio. Aurora, quali sono le feste tipiche di Partinico? Le feste tipiche di Partinico sono la festa di Santa Lucia, la festa di San Giuseppe, la festa di San Leonardo, dove si organizzano mince e dolore. Abbiamo una grande distinzione. Cosa ne pensi? La più grande industria che sbuffa nel nostro territorio è Managa Stracini. E quindi io penso che dovrebbe chiudere, perché sta causando a molti dei nostri abitanti varie malattie. Cosa ne pensi della raccolta differenziata delle strade colme di rifiuti? Purtroppo nel nostro paese non è ancora stata attivata la raccolta differenziata e i servizi pubblici non sono molto attivi, ma secondo me la raccolta differenziata sarebbe molto utile, soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente che oggi è totalmente distrutto. Quali sono le pietanze tipiche del nostro territorio? La nostra cucina è molto vasta e include le cassatelle, la cassata siciliana, le arancine di burro o carne, i cannoli e tanto altro ancora. Quali sono i prodotti che si coltivano nel nostro territorio? I prodotti che si coltivano nel nostro territorio sono il mandorlo, il nocciolo, il castagno, l'olivo e soprattutto i legumi. Oggi siamo in compagnia di un nostro compaesano e vorremmo fare una domanda. Lei vorrebbe fare la raccolta differenziata per migliorare il nostro territorio? Certo, perché la raccolta differenziata innanzitutto ci permette di poter avere una diminuzione dei costi, dei costi di smaltimento e dei costi dei viaggi che si devono fare per trasportare tutta questa manutenzione. Poi ci permette di poter utilizzare anche tutta l'immondizia che noi sciupiamo nella nostra casa. Si può riciclare. Si può riciclare perché ci permette anche di poter migliorare una qualità di vita, ma soprattutto di gestire anche le risorse, quelle che sono del nostro ecosistema. Certo, grazie. Ora intervisteremo il presidente del Consiglio di Partinico, Filippo Iallo. Allora, nel nostro paese diciamo che ancora non si è attuata una raccolta differenziata. Noi vorremmo sapere quali sono quali iniziative che volete prendere col comune, appunto per renderlo migliore. Allora, il motivo per cui non si è ancora iniziata la raccolta differenziata è perché è stato costituito recentemente l'ARO, che è un nuovo strumento che dovrebbe consentire appunto a iniziare a realizzare la raccolta differenziata. L'altra cosa che prevede la legge entro il 2015, quindi obbligatoriamente bisogna iniziare. Quindi aspettiamo che a breve, abbiamo votato in Consiglio Comunale questo nuovo provvedimento, questa nuova struttura, che è il
uffici competenti tramite la prefettura ci diano l'autorizzazione per poter appunto fare una gara e quindi una gara per aggiudicarla a una ditta privata, e questa ditta privata dovrebbe cominciare con la raccolta differenziata. Effettivamente tipo, c'è un'iniziativa a breve di istituire dei centri di raccolta in attesa appunto che parta definitivamente questa raccolta differenziata. Questo verrà fatto a breve, che saranno questi centri di raccolta che consentiranno appunto. Questo video è stato realizzato